motivo di questo sit-in che ci vede impegnati oggi è uno sciopero nazionale che riguarda i lavoratori della distribuzione cooperativa e dei lavoratori che hanno il contratto Feder Distribuzione. Questi lavoratori sono senza contratto rispettivamente da 2 e da 4 anni a causa di un atteggiamento delle associazioni datoriali che si rifiutano di procedere al rinnovo. Pertanto, a parità di mansione, a parità di lavoro svolto rispetto ai loro colleghi che applicano il contratto di Consocommercio, loro si vedono una diminuzione delle retribuzioni che al momento già ammonta a circa 80 euro lordi. Non si può stare senza contratto in un settore di questo tipo, le associazioni datoriali non possono pretestuosamente non sedersi ai tavoli. Quindi si è deciso a livello nazionale di aprire prima lo stato di agitazione e poi di proclamare lo sciopero nazionale per costringere le associazioni datoriali a sedersi al tavolo e riaprire le trattative per il rinnovo.